Cari fratelli, cari sorelle, il Signore sia con voi. Benvenuti alla sera di questo ultimo giorno della settimana, oggi sabato 17 febbraio 2024. Vogliamo rendere grazie al Signore per il dono di questo oggi, l'ultimo della settimana, il dono della vita nostra e di questa opportunità. Prima che scada questo giorno, vogliamo riprendere il Vangelo odierno, Luca 5, 27, 32. E il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Dopo questo, Gesù uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco dell'imposta e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente che erano con loro a tavola. I farisei, i loro scribi, mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, perché si convertano. Parola del Signore, lodate o Cristo. Carissimi miei, siamo ormai diventati una famiglia, come la famiglia di Levi in questo brano. La famiglia di Levi non consiste proprio della sua parentela, ma consiste nei altri pubblicani che si trovavano a tavola con lui nella sua casa. All'inizio del brano ci racconta Luca che Gesù uscì e vide nell'Antico Testamento il libro di Esodo, capitolo 3, anche tantissime volte, ogni volta che il sacro autore che ci dice che Dio vide, lui agisce. Dio non vede solo e passa, no. Dio vede e agisce. Esodo 3, 7 in poi. Dio vide l'oppressione del popolo di Israele e scese a liberarlo. Oggi Gesù, come Dio, vide un pubblicano sotto l'oppressione. Sì, lavorava, ma lui non era contento, perché veniva chiamato peccatore. Se anche lui aveva tutte le risorse per la vita, Levi non era contento. Gesù lo chiamò. Ora guardiamo Levi, che cosa fa? Ascolta. Riesce lui ad ascoltare la voce di Dio? Ci sono tante, tante, tante persone che sono diventate sordi con ciò che hanno, possiedono. Ma grazie a Dio, quel peccatore, se nonostante il peccatore, non era un sordo, riuscì a sentire la voce di Gesù. Poi si alzò, lasciando tutto. Levi non è stato distratto da tutto ciò che possedeva lui. Lascia tutto, senza guardare indietro. E lo seguì. Poi dopo, versetto 29, prepara un grande banchetto per Gesù. E nella sua casa c'erano altri pubblicani come lui. E questi pubblicani erano la sua famiglia. Perché vi presento questi pubblicani come la sua famiglia? Verso la fine Gesù diceva: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati, quei pubblicani, quei peccatori che avevano bisogno di un medico. Così Gesù si mostra come medico della famiglia, la famiglia di Matteo, non con la sua moglie, con i suoi figlioli, ma con questi altri pubblicani. Carissimi miei,
ormai siamo diventati famiglia perché abbiamo iniziato un percorso. Questo cammino di 40 giorni insieme, siamo famiglia. Siamo una famiglia perché ogni notte prima di dormire ci troviamo qui per riascoltare la parola di Dio. Siamo famiglia. Siamo famiglia perché per me in particolare, questi ultimi anni qui, ho trovato persone che secondo me sono veri, veri amici e li chiamo proprio come famiglia. Nel Vangelo di Luca, capitolo 17, 11, 16. Se io vi presento come famiglia, è ciò che si presenta a San Luca stesso. Gesù verso Gerusalemme contro 10 lebbrosi. Uno era un samaritano e gli altri 9 erano ebrei, giudei. Ma sappiamo già nella storia, che esisteva già un'animosità fra questi due tribù, nazioni. Non esisteva un ben rapporto fra di loro, ma la causa della malattia, la lebbra, si trovavano insieme. Questi 10 lebbrosi. Ciò che ci unisce, carissimi miei, è la fede. Ciò che ci unisce è la nostra fragilità, la nostra debolezza. Ciò che ci unisce è il percorso di Quaresma che abbiamo iniziato insieme. Ciò che ci unisce, carissimi miei, è questo ascolto che noi diamo al Signore ogni notte prima che finisca la giornata, come stiamo facendo ora. Così Gesù ci mostra come il nostro medico, medico della nostra famiglia. Noi che siamo fragili abbiamo bisogno di questo medico perché lui è venuto a chiamarci, noi che siamo fragili, noi che siamo deboli. Chiediamo stasera perché apra noi i nostri orecchi per sentire ancora la sua voce. Come Levi non è stato impedito, ma si alzò a seguirlo, così nessuno di noi venga impedito di camminare e di seguirlo durante questi 40 giorni. La pace del Signore regni nei vostri cuori. Amen. Carissimi miei, come preghiera, vogliamo rendere grazie al Signore per il dono di questo oggi e questa settimana che fra poco scade. Rendiamoli grazie ancora per il dono della vostra vita. Questo dono così prezioso. Ascoltaci, oh Signore. Cari fratelli, cari sorelle, essendo famiglia, siamo fragili, siamo deboli. Chiediamo al Signore, come chiamo Matteo dal suo lavoro, dandogli lui l'opportunità di ascoltare la sua voce, venga pulita i nostri orecchi finché ciascuno di noi possa sentirlo. Ascoltaci, oh Signore. Levi non è stato distratto da ciò che possedeva lui. Chiediamo al Signore perché ogni cosa che ci impedisca a seguirlo, di alzare come Levi, venga tolta finché ciascuno di noi possa alzare a continuare questo cammino quaresimale. Ascoltaci, oh Signore. Come famiglia vogliamo elevare al Signore tutti i nostri parenti che non stanno bene, quelli che finora non riescano ad ascoltare la sua voce, quelli quanti finora non riescano ad alzarsi a camminare, finché vengano liberati. Ascoltaci, oh Signore. Infine, preghiamo perché non diventiamo mai come quei farisei che mormoravano, ma possiamo accompagnare con la nostra preghiera quelli che soffrono, in modo particolare le vittime di tutta questa vicenda che è successo proprio vicino a noi, il crollo del cantiere. Il Signore sostenga tutti che hanno perduto i loro cari. Ascoltaci, oh Signore.
Infine chiediamo il suo bacio santo. Signore, dacci tutti noi il tuo bacio santo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Che il medico della nostra famiglia ci guarisca.